Quando si effettua la didattica a distanza, il docente ha diverse modalità con le quali può sottomettere una prova ai propri studenti. Alcune di queste modalità sono state già analizzate nei video precedenti. E allora adesso andiamo a riprendere queste tipologie per analizzare i pro e i contro di ognuna di esse. Sicuramente tra le tipologie di prove esiste la prova corrispondente ad una traccia che viene assegnata dal docente all'interno di un'attività. In questa traccia, ad esempio, c'è un documento che specifica la consegna e un tipo di attività potrebbe essere lo svolgimento di un progetto oppure di una ricerca, di un esperimento, di un'attività comunque da svolgere in un certo tempo a casa. Questo tipo di prova tipicamente richiede del tempo per poter essere eseguita, quindi si presta a quelle tipologie di prove che richiedono anche più giorni per poter essere svolte. Ad esempio, potrebbe essere un progetto di informatica che viene sviluppato su più giorni. In questo caso lo studente produrrà un elaborato che potrebbe consistere in un prodotto software oppure in una ricerca, quindi un documento che poi verrà caricato entro la data specificata all'interno della piattaforma Teams, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Un'altra tipologia di prova è costituita dal test. I test, si dividono in due categorie, quelli a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. I test a risposta chiusa sono quelli che hanno una correzione automatica, quindi sono quei test per i quali il docente ha già indicato quali sono le risposte corrette e la piattaforma poi, in automatico fornisce la valutazione. Questo tipo di, prove si presta a un'attività che deve essere svolta in poco tempo, quindi attività che possono essere fatte in questo modo tipicamente sono delle verifiche che vengono somministrate nell'arco di mezz'ora, un'ora e che hanno una validità temporale prefissata, quindi il docente che fa questo tipo di prova farà o nella definizione del form, oppure all'interno di Teams, quando crea il test, farà una definizione puntuale della data e ora di inizio e della data e ora di fine del test. Poi ci sono i test a risposta aperta, quindi sono comunque dei test, ma non hanno la correzione automatica, quindi sono quei test che tipicamente prevedono delle risposte articolate. Questi tipi di test richiedono più tempo rispetto ai test a risposta chiusa, ma comunque lo svolgimento di una prova di questo tipo andrebbe fatto in un tempo limitato, quindi pensiamo a un'ora, 2 ore, e comunque definendo bene l'intervallo di esecuzione della prova, quindi specificando bene la data e ora di inizio del test e la data e ora di fine del test. Esiste anche un'altra possibilità che non è stata contemplata nei precedenti tutorial riguardo all'uso della piattaforma Office 365, che è la possibilità di richiedere allo studente lo svolgimento di una prova su carta. Quindi lo studente svolge il proprio compito su carta, e questo compito potrebbe essere ad esempio un tema di italiano oppure un esercizio di matematica che viene svolto su foglio, e a quel punto poi lo studente deve in qualche modo digitalizzare la propria prova e inviarla al docente. In questo caso la versione digitale dell'elaborato sarà caricata all'interno della piattaforma Teams
così come abbiamo visto in uno dei precedenti tutorials quando abbiamo spiegato le attività che prevedono la consegna di un elaborato. Ora, se chiediamo agli studenti di svolgere una prova su carta e per poi doverla digitalizzare, dobbiamo tenere assolutamente in considerazione il fatto che l'operazione di digitalizzazione richiede un certo tempo e quindi se somministriamo una prova di questo tipo, nel computo complessivo della durata della prova dobbiamo necessariamente considerare anche il tempo richiesto per effettuare la digitalizzazione. Non solo, ma dobbiamo tenere conto anche che lo studente deve essere dotato di un dispositivo che permetta di fare l'operazione di digitalizzazione. Quali sono questi dispositivi? Beh, o lo studente ha uno scanner o una stampante che ha anche la funzione di scanner, oppure utilizza un'applicazione per smartphone che sia progettata appositamente per effettuare la scannerizzazione del documento. Esistono diverse app che funzionano molto bene e che possono essere utilizzate per la scannerizzazione di documenti e la trasformazione di questi documenti, ad esempio, in un formato PDF. Adesso vedremo un paio di queste applicazioni e come effettuare la digitalizzazione e l'invio del documento digitalizzato all'interno della piattaforma Office 365. Dunque, ci sono un paio di applicazioni che funzionano piuttosto bene per effettuare la scannerizzazione da smartphone o tablet di un elaborato scritto su carta. Quella che a mio avviso è la migliore in assoluto è Adobe Scan, che può essere scaricata gratuitamente dagli store, quindi dal Play Store o dallo store di iOS, e rimanendo in casa Microsoft c'è anche Office Lens che pure funziona abbastanza bene. Entrambe queste applicazioni hanno delle funzioni particolari che sono proprio pensate per la digitalizzazione di un documento. Quindi, a differenza della normale foto che viene scattata del documento e poi inviata magari come allegato di posta, queste applicazioni sono ottimizzate per la scannerizzazione, quindi non soltanto fanno una foto, ma ritagliano i bordi del foglio e opzionalmente danno la possibilità di trasformare il documento fatto di una o più pagine in un unico documento PDF. Quindi questo è particolarmente utile quando la prova consiste in un elaborato di più pagine, che deve poi essere caricato sulla piattaforma di didattica a distanza. Installando anche l'applicazione Microsoft OneDrive sul proprio smartphone, sarà possibile caricare istantaneamente la versione digitalizzata del documento scannerizzato all'interno del proprio OneDrive. Quindi, dopo aver fatto la scannerizzazione e la successiva conversione in PDF dell'elaborato scritto su carta, l'applicazione sia Adobe Scan, sia Office Lens o altre simili, tipicamente offre la possibilità di condividere la versione PDF della scannerizzazione con altre applicazioni installate sullo smartphone. Se abbiamo installato la versione client del OneDrive, sarà possibile condividere il PDF con il OneDrive installato. A quel punto, la versione digitalizzata e versione PDF del documento verrà automaticamente inserita nel nostro OneDrive e da quella posizione potremo facilmente caricarla poi nell'applicazione Office Teams come elaborato della nostra prova.